pregare con i santi e i peccatori, perché non solo i santi ci insegnano a pregare, ma gli stessi santi hanno imparato a pregare anche dai peccatori. Ma anche i peccatori possono insegnarci a pregare, perché quando il peccato emerge e questo peccato viene presentato al Signore con tutto il pentimento possibile e con tutta la sincerità possibile, bene, quel peccato diventa l'occasione, l'opportunità di rinascita, di conversione e di una nuova vita. Vedete, noi molte volte facciamo un grande errore, e l'ho già detto, ma lo voglio ripetere. I santi li mettiamo troppo lontani da noi, li vediamo irraggiungibili, li consideriamo degli eroi. No, 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 i santi sono delle persone ordinarie, la cui vita riflette non le proprie capacità, non la propria santità, non la propria bravura, ma l'opera grande che Dio fa nelle persone che a Lui si arrendono, l'opera grande che Dio fa nel cuore delle persone umili e che a Dio si abbandonano. I santi quindi non sono fatti per stare nelle nicchie. I santi sono fatti per stare in mezzo a noi e per insegnarci la via della fede, la via della speranza, la via della carità, per insegnarci la via che ci porta a Gesù e quindi per insegnarci la via della gioia e della gioia della croce. Teresa di Lisieux, di cui vedremo un po' nelle prossime puntate il modo con cui lei pregava, il suo rapporto con la preghiera, a proposito del rapporto tra noi e i peccatori, che poi tutti siamo peccatori, a proposito del rapporto, meglio, tra i santi e i beati nel cielo e i peccatori, scrive queste cose. E le scrive in una delle sue ultime lettere. E dice che i santi e i beati in cielo hanno una grande compassione delle nostre miserie. Perché? Perché si ricordano questi santi, questi beati in cielo, che essendo stati come noi fragili e mortali, hanno commesso gli stessi errori, sostenute le stesse lotte. Noi diciamo molto semplicemente che soltanto chi vive può capire, chi vive un'esperienza di dolore, chi vive un'esperienza di lutto, chi vive un'esperienza di malattia, chi vive un'esperienza di perdono, chi vive un'esperienza difficile, ma anche chi vive un'esperienza di gioia può capire. E così sono i santi, peccatori come noi, ma che si sono lasciati santificare dal Signore. Si sono abbandonati a Lui e alla fine che cosa hanno fatto? Alla fine sono diventati santi proprio perché hanno affidato i loro peccati al Signore e nello stesso tempo hanno e continuano dal cielo ad avere quella solidarietà, quella comunione con noi che siamo ancora su questa terra, quella che noi chiamiamo la comunione dei santi, in cui ci comprendono, non ci giudicano e praticamente ci aiutano a santificarci e ci aiutano pregando per noi e pregando con noi. E mi sembra che queste campane dovessero, quasi sono la conferma dei santi che sono in cielo e dei beati che sono in cielo a dire che concordano con queste nostre poche riflessioni. Ci vediamo domani da Di Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti!